Ehi, Paolo! Ma cosa fai? Suoni per strada? Suono. Cosa devo fare? Anche tu, per strada? Sì. A me manca poco perché mi stanno dando lo sfratto per l'IMU del circo che non ho pagato. Capito. Io ho risolto, dormo qua dentro. Dormi qui dentro? Dormo qua dentro. Di notte o di giorno? Tutte e due. Tutte e due? Sì. Ogni tanto mi sveglio, suono e poi torno dentro. Ma è bellissimo così, eh? Beh, sì, comunque. Come. Jazz questo. Questo è jazz. Questo è jazz. 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 Sai che jazz, io ci sono due personaggi che per me hanno elevato l'emarginazione ad altissima fonte di creatività. Uno è un jazzista e uno è un calciatore che giocava come jazzista. Thelonious Monk. Sì. Ed Evaristo Beccalossi. Io ho assistito a un concerto di Evaristo Beccalossi. Ah sì? Voglio dirlo a casa. E com'era? Forse molti di voi non sanno chi era Thelonious Monk. Quindi spiegherò chi era Beccalossi. Ecco. Allora, era una partita, una semifinale di Coppa UEFA, Inter Slovan di Bratislava, mi pare. Bene, a un certo punto diedero un calcio di rigore all'Inter. Per chi si intende di calcio, ma anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA di assumersi la responsabilità di tirare il calcio di rigore. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio invece, vai! E lui gridò, lo tiro io! E lo stadio disse, ecce homo! E io dissi, ecce homo, uomo vero! Lui mise la palla sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai sbagliato. E sbagliò. E io pensai, ecce homo, ma ecce homo sfigato, perché però capita. Ma non capita quello che successe dopo. Cinque minuti dopo ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter. Allora a questo punto, per chi si intende di calcio, ma anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore che ha appena sbagliato di tirare un rigore in una semifinale di Coppa UEFA di riassumersi la responsabilità di ritirarlo. Lui riguardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio fece no, fa che no, fa che no, fa che no. E io dissi, ecce homo, vero, verissimum. Lui mise la palla sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai risbagliato. E risbagliò. E io pensai, ecce homo, sfigatissimo. Ma quando cinque minuti dopo diedero un calcio d'angolo all'Inter e lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse in coro, ma che cazzo c'ha da guardarci questo qui tutta la sera? E mise la palla sul calcio del dischetto di rigore, io pensai, forse è un po' fuori di testa. E non mi sbagliavo, perché cinque minuti dopo lui portò via la palla al suo stesso portiere, che gli disse, Evaristo, ma cosa stai facendo? È mia, non gioco più. Scartò la sua squadra, la squadra avversaria. Da solo davanti al portiere scartò il portiere, scartò anche la porta. In un dribbling unico scartò 12 fotografi, con un pallonetto di tacco sprò le freti di San Siro. In un tunnel unico, un tunnel grandioso, infilò 12.000 ultras, pareggiando i nasi, i testi, il tacco di punta, ridiscese scagliati di San Siro. Scartò fuori dallo stadio quelli che vendono le pizzette, gli hot dog, i bagarini, i carabinieri. Fu fermato solo in piazzale Axum a Milano dal tram numero 15. Quando si risvegliò, dopo 15 giorni di coma, la prima frase che disse fu, beh cazzo ragazzi, se non è rigore questo qui, lo tiro io! Questo è, non era una partita di calcio, questo era un concerto, giusto? Un concerto di sfiga, torno dentro io. Andiamo! Paolo, ma sembra raccontare palle, stai, ma proprio il pezzo su Beccalossi dovevi fare questa sera. Ma perché? Non ma guarda chi c'è con tuo cugino, scusa, eh! Signori e signori, Evaristo Beccalossi! Ciao! Dopo lo devo riprendere. Bravo! Grazie.
Siamo fermi a due calci di rigore, non siamo... è che è aumentato... No, io l'ho raccontata come l'ho vista, forse non è andata proprio così, in seguito... c'è qualcosa da aggiungere, che è aumentato tutto, aumenta... No, devo dire la verità, come è veramente successo? Vai, stai andando bene. Perché a volte la realtà supera la fantasia. Lui non voleva tirarlo, visto che è una serata di confessioni, il secondo rigore, giusto? Sì. La confesso. Sono stati i suoi compagni che gli hanno detto, Evaristo, non si è mai visto uno sbagliare due rigori in 5 minuti. Così è stato. Più o meno. Riprovaci. Però, questa, in bocca... Poi lui, la settimana dopo... Io e te alle 3 di notte. Sì, lui mi ha raccontato che a Roma ha dato un altro rigore all'Inter e un suo compagno, giusto? Sì, che non si può fare nome perché c'è... Ha preso il pallone, è andato sul calcio del dischetto di rigore e tu cosa gli hai detto? Siccome ero partito dalla panchina ho detto fallo tirare a me che... Che non si è mai visto sbagliare uno o tre rigori di fila. Però sai, uno parte dalla panchina e dice vediamo di rimediare e magari facendo gol e l'ha sbagliato di nuovo. Signori, dimmi. Però questa è scappata ai giornalisti. E questa è scappata. È andata via. Sarebbero 3. Signori, il Thelonious Monk del calcio italiano. Evaristo Beccalossi, grazie.